chiesa prelebatezza, perché chiesa è la bombetta. Ciao amici di Bracemi Ancora, queste sono le bombette pugliesi, sono degli involtini goduriosi di 35 grammi. Intorno a questo meraviglioso prodotto gastronomico della Puglia si è creata una grossa diatriba tra alcune cittadine qui nella Valle d'Itria, perché non si riusciva a capire fino a qualche anno fa quale fosse il comune e la cittadina che ha dato vita a queste bombette. Alla fine la regione ha deciso che le bombette sono nate a Martina Franca. Ragazzi, questo è un video interamente dedicato alle bombette pugliesi, 35 grammi di involtino che nascondono una storia, ragazzi, maledettamente saporita. 3, 2, 1, via. Senti, ma tu chi saresti? Il sindaco di Martina Franca. Frega, qui tocca dirimere una grande vicenda, lo sai, una grande vicenda a livello mondiale, eh? Ma ste bombette, dove sono nate? Nel 2021 la regione Puglia ha deciso che la bombetta è nata a Martina Franca. Mo non è che quelli del Loco Rotondo e del Cisternino si incazzano, come facciamo? Amici di Loco Rotondo, amici di Cisternino, amici della Puglia e di tutto il sud Italia, non è responsabilità mia, nemmeno del sindaco. No, assolutamente. È della la regione, l'ha deciso. La regione, ma il che ministero. Bello, ma che bello scaricare barille sulla regione, ma che ci frega. È bello dire che la bombetta è della Valle d'Itria. E quindi, che vi piaccia o no, abbiamo l'ufficialità, la bombetta è di Martina Franca. Paola, vieni un attimo qui, vieni un attimo qua. Ciao amici, c'è anche Paola in questo video. È figo sto sindaco, no? Sì, sì, figo. Ma che dici, se lo portiamo a Roma? Ma che cazzo ci sta a fare? Ma vieni a Roma, no? Ci servono quelli bravi, giovani, no? Allora, mo ti lasciamo lavorare. E qui c'è un sacco da fare, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie della vostra visita. Mo andiamo a trovare un tuo concittadino che dicono faccio delle bombette strepitose. Ah, amici di Bracemi Ancora, allora abbiamo adempiato, come si dice? Va bene, uno a caso, scegliamo, vai. Adempito? Ok. Intervistato il sindaco e quindi messi i puntini sulle i di dove è nata la bombetta, non è colpa mia, ma l'ha deciso la Regione Puglia, siamo venuti a vedere come si fa una bombetta. Sì, buona. Ce ne sono di mille tipi. Allora, sì. Adesso ragazzi, io e Paola andiamo a incontrare Martino De Mita, che è un macellaio qui di Martina Franca, bravissimo a fare le bombette. La macelleria e la braceria si chiamano 13 lettere, ok? C'è tutto un nome intellettualoide dietro a 13 lettere. Ok. No. Carrellata della macelleria 13 lettere, vi facciamo vedere il banco delle carni, delle carni bianche, delle carni rosa. Però ragazzi, noi siamo venuti qua per capire, far vedere come si realizza la bombetta. È mezz'ora che parliamo delle bombette, finalmente ragazzi, ecco qua la bombetta. Allora, queste sono le bombette e lui è Martino De Mita, mestiere macellaio, sì. Papà fa il macellaio, sì. Immagino tu sia cresciuto tra i coltelli, in banche, vai così. Ma ha detto il sindaco che sei bravo a fare le bombette? Così dico. Così dico. Allora io non pensavo che dietro questo involtino di 30 grammi ci fosse, diciamo, una guerra così, se vogliamo, una rivalità. Spigolosa, rivalità tra tutte le cittadine qui della Val d'Itria. Comunque acqua ragazzi, la bombetta, va bene? Allora Martì, tu fai pure parte della Nazione Italiana Macellari, parliamo se chiaro. Tu sei andato negli Stati Uniti a fare le gare, ma quindi la bombetta se la sogna. La voglia. Allora, mo faccio vedere come si fa, va? Iniziamo. Vengono tagliate delle fettine di coppa di maiale. Coppa di maiale? Esatto. Perché le hai tagliate poco fa, giusto? Esatto. Ok. Vengono messe sul tavolo, stese. E fin qui tutto a posto? Poi prepariamo una miscela di sale e pepe. Miscela di sale e pepe. QB, quanto basta? Poi abbiamo il formaggio canestrato, un formaggio tipico pugliese. Che è questo qui, vero? Esatto, questo. Che abbiamo già affettato. Martino, prima mi spiegavi, questo in realtà è un caciocavallo stagionato, esatto, giusto? Un caciocavallo stagionato che ha un retrogusto leggermente piccante. Dai un po' un assaggio. Viene sminuzzato e messo all'interno. Ah, sminuzzato, ok. Ti ne immagino che anche lo spessore col quale tagli il caciocavallo sia importante poi sì, della cottura, no? Esatto, c'è chi lo inserisce a cubetti, io preferisco inserirlo così per una questione di manualità nel momento in cui la vado ad avvolgere. Buono sto caciocavallo, mi piace. Adesso siamo alla fase clou. Mi piace la fase clou. Ah, giri così. Esatto. Tac.
Questo è da annodare? Io vado a inserire la parte grassa della coppa all'interno. Sì. Che non fa altro che lasciare umida la bombetta. E il grasso, quando si scioglie una volta cotto, è molto più succosa all'interno. Allora, facciamo la radiocronaca. Amici di Bracciami Ancora, benvenuti nella macelleria 13 lettere di Pasquale e Martino De Mita. Siamo di fronte a una bombetta ancora in fase di realizzazione. Esatto. Abbiamo appena steso la fettina di capocollo, abbiamo sminuzzato il canestrato, vado bene? Esatto. E ci abbiamo messo pure il mix di sale e pepe, vado bene? Vado. Se te lascio il curriculum. Prima fase, piegare. Si chiude e si copre la parte del formaggio. Sì. Si chiude la parte laterale, sinistra, destra. Sì. E poi la si avvolge lentamente. Ma non è che scoppia durante la cottura? Assolutamente. Perché mesce il formaggio? Sì, vabbè, il nome bombetta nasce proprio da questo. Perché il formaggio, una volta cotto, scoppia all'interno, e una volta che lo vai a raddentare, sì, hai la bomba in bocca, che è da lì che nasce il nome bombetta. Ah, da là che nasce il nome bombetta. Esatto, allora vuoi provare a fare tu? Dai, va. No, vai. No, ma voglio proprio vedere. No, parte grassa sopra. Ah, parte grassa sopra, la parte qua così osserviamo. Mix di sale. Già sbagliato pepe. Questo. Sei stato poco attento. Ma la bombetta non in bocca. Chiudi. Giro uno. Esatto. Dentro, rimbocchiamo le coperte. Uno. Volgila tutta fino a. Aspetta, ho capito così. Rimbocchiamo le coperte. Un po' di più o no? Sì. Gira. Buono qui, mani. Devo sbagliare da solo. Madonna mia, che sta a fare? Salti in bocca, che è un involtino, che è? Ecco, uguale, guarda, proprio identico. Uguale. Questo è la bombetta del professionista. Questa è la bombetta della pippa conclamata, ok? Questo è il grasso sopra, esatto. Pizzico, sale e pepe, giusto, perfetto. Canestrato, specchietti. Quanto basta? Giusto? Esatto. Vai così, poi. Faccio così. Chiudi la tutta fino a sotto, bravo. Più la chiudi e più viene. Ecco, ma sigla. Bravo, sbagliato, ok. La puoi anche la tornare giù. Okay. È da sotto. Vai da sotto. Oh no? Dai, stabila. Come si corpo? Ok, stringi. Ma adesso. Va meglio, dai. Secondo tentativo. Dai, sono andato al secondo tentativo, ragazzi. Sì. No, dai. Diciamo, è una base di partenza, no? Paola rideva perché ha visto bombette di ogni genere sorta. Messicana, vari giri. L'hai fatte, hai fatto varie varianti. Allora, immagino che la variante bombetta messicana. Che c'ha da particolare? Allora, questa è con carne macinata all'interno, sì, un peperoncino sminuzzato e formaggio tritato. Wow, allora, questa sa mangiare. Questa sì, sa assaggiare, vai. Poi hai fatto una bombetta parigina. Parigina all'interno ha invece fontina e pan grattato all'esterno. Dai, yes. Ah, la fontina. Bene. Questa è questa è la variante paracula, già te lo dico. Questa è bombetta paracula, la puoi rinominare. No, questa è la bombetta 13 lettere. Mortadella, sì. Fontina, sì. Pancetta affumicata esterna. La paracula. Questa è la più buona. Questa è piaciuta. Paola, adesso che Martino sta di là, io voglio fare una cosa, un mio sogno. Non so perché, ma a me quando vedo queste meravigliose lavorazioni mi piace smontarle, ok? Ok. Cioè, ragazzi, è un lavoro artigianale, questo è un lavoro di fronte al quale noi, di fronte a una bombetta, ci dovremmo inchinare, perché questo è un inno alla cultura, all'artigianalità, alla pazienza, alla passione. C'è un cristiano che la mattina si alza, si mette là e vi compone questo. Poi noi arriviamo, lo compriamo dal macellaio, lo ringraziamo, ce lo mangiamo, lo buttiamo giù e manco ci rendiamo conto. Ma posso dire alla romana? O dico alla romana, del bucio di culo, ragazzi, che c'è dietro una bombetta di genere. Ho reso l'idea. Guarda, smontiamola, dai, comunque Martino non ci sta. Allora, è quasi un peccato mortale smontarla, sì. Ma dobbiamo fare questo viaggio, no? Questa deve essere una pancetta affumicata. Questa è una pancetta. Questa è la fettinetta di capocollo, no? Sì, questo è il capocollo. Ma come ha chiuso? Col mastice? No! Perché ci riesca a aprirla? Cioè deve stare. Come ha fatto, scusa? Non riesco a aprirla. Porca mignotta, tocca sventrarla. Ecco, guarda, allora. Vedete, ragazzi, guardate, madonna mia. Ci sta il buco dello stuzzicadente. La mortadella. Con. Questo secondo me è Emmental. Questo che era? Martì, che era questo? Che era questa? Fontina. Poi abbiamo lo smantellamento. Questa mi incuriosisce tanto, non mi della bombetta messicana, sì, ma mi ha detto Martino, questa è inutile che la smonti perché ha detto tagliala, perché qui ci sta il ripieno di carne macinata e noi la tagliamo. Questa è quella messicana. Ma ecco. Questa la voglio assaggiare. Ah, questa però la assaggiamo cotta.
Sì, no, questa è cruda, no, dai. Eccola, vedete ragazzi, una bombetta messicana. Secondo me possiamo smontarne qualcun'altra? No, ragazzi, guardate la faccia di Martino, coraccio, che sta avendo sto sì, scempio. Sì, okay. Infatti, sì, dai. Ragazzi, allora, menzione d'onore a quel signore là. È Pasquale, è il papà di Martino. Pasquale, grazie. Ciao ragazzi, grazie. Te volevo bene. Buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Ora se togliamo dai, ora andiamo via, ok? Lei è la mamma di Martino. Chissà. Anna è colei che comanda, giusto? Così dico. Grazie Anna per l'ospitalità. Grazie a voi, è stato un piacere. E ci trasferiamo nel centro di Martina Franca, che è meraviglioso. Sono a bordo di una petta guidata da Michele, che è un personaggio mitologico, che è uno che si è battuto tantissimo in difesa della bombetta. Giusto. Ok, andiamo ragazzi, in una maniera ci ho fatto. Andiamo. Quante bombette hai cucinato in vita tua? Secondo me hai fatto un sacco di morti. Tanti. Tantissimi. Ma scusa, allora... c'è poi Martene, proprio la bombetta, no? Ha proprio Martene, perché Martene è un paese della bombetta, Martene Annetta, Martene la Crieta, Martene è sempre Martene. Ma fammi capire una cosa, allora, ma ci sono delle differenze tra la bombetta di Martina Franca e quella di Cisternino e di Logorodondo? La bombetta nasce a Martene, no? Quella proprio che è di Martene, poi i paesi limitrofi hanno cominciato a copiarla, ma quella è, è una fotocopia, cioè un parallelo. Ok, ok. La contraffazione, come dice nel Napoli, no? Amici di Brescia ancora, per me è un grande onore, una grande felicità condividere con voi questo momento. Allora, guardate dove stiamo. Siamo a Piazza 20 Settembre. Esatto. Questa è la piazza centrale di Martina Franca. Là ci sta l'arco che porta al comune, per intenderci, dove prima abbiamo intervistato il sindaco. E guardate che facciamo, cioè abbiamo allestito il carretto con la griglia della piazza principale. Grazie al sindaco. Senti Martino, io sono onorato perché mi stai facendo vivere un'esperienza bellissima. Noi siamo contenti di ospitare. In te c'è tutto, il cuore, l'amore e il calore del Sud Italia, ok? Le regioni meravigliose, città meravigliose, persone meravigliose. Comunque questa città è bellissima. È fantastica. Mamma, che bella, ragazzi, dovete venire a Martina Franca, andate a trovare Martino, sfondatevi le bombette, che è quello che faremo noi nei prossimi minuti. Michele, bello, guarda che casa. Spade, che guarda. Che ci prepari? Oggi la bombetta di Martello. O questa? Ah, vera, non le chiacchiere. Questa è messicana. Chi è si messicana? Ma chi è si chiede cannetta a Martello e muro a Martello? Che ha detto? Questa è la bombetta che nasce a Martina, sì, e muore a Martina. Vedi, lui è bilingue perfetto, vedo. Sì. Ok. Nasce a Martello e muore a Martello. Tutto chiaro, perfetto. Spero. Sì, anche perché... tutto chiaro, anche perché con gli spunzoni e le spade in mano io non lo contraddico. Allargo. Allargo, non sotto il fuoco. No. Non sotto il fuoco. Che se la metto larga. La metti larga, ok. Tanto la temperatura è così bella elevata. Quindi si cucina a cottura in diretta? Sì, e poi okay, si passa sul finale, sopra il fornello si mette, okay, sopra il fuoco. Ottima tecnica. Quindi, vabbè, considerando che la bombetta sono 35 grammi, sì, si cuoce veloce, altrimenti, no? A van pece, come si dice. Come si dice? A van pece. Sì, altrimenti a van pece. Cioè si brucia. Esatto. Okay. Perfetto. Ci dobbiamo mettere un premio sopra il fuoco. Ok. Che dopo si usa un premio, invece un'ottima cottura è in questa. Ok, un reverse searing. Cottura lenta. Allora, voleva dire questo. Grazie, perfetto. Oh, io ho cronometrato, dopo 5 minuti hai abbassato di piano. Con il trucco del messico. Il trucco del messico, tu vai a occhio immagino. Beh. Non hai il termometro, Michele? No. No, tu vai a occhio, vai. Poi ci sa cuocere pure il minzo. Cioè, tieni tutto in zacchetta così, non si cuoce. Questa si allarga perché si deve cuocere anche tra una bombetta e l'altra, perché se resta tutta attaccata, ha detto, non si cuoce. Amiche, senti, hai iniziato a grigliare, è scesa tutta la giunta, è scesa, il sindaco, il vice sindaco, l'assessore, no? Vedi, guarda, scusa Giacomo, fai un giro a 360 gradi. Vedi? Questa vedi la classe dirigente di Martina Franca? È sto povero Cristo che lavora. No ragazzi, a partire, ma non ho resistito, era troppo forte. Dai, che sta a fare? Ci bruci tutto, dai. Sindaco, mi adotti.
c'è sta una procedura per adottarmi? Ti faccio la cittadinanza onoraria. Davvero, che figata, cittadinanza onoraria mi piace, sì, ci vengo. Onoro Martina Franca, guarda. No, e tutte le tradizioni. Onorati. Noi siamo onorati. Che bello, mi sto divertito a morire. Allora Michele, il primo piatto a te e a Paola. Allora, tante chiacchiere ragazzi, tanto lavoro, ma finalmente abbiamo la nostra bombetta. Wow. Bombetta che secondo me adesso è bollente, no? Incandescente, ma io me la mangio lo stesso. Ragazzi, metodologia e tecnica della divorazione, si dice divorazione? Della divorata, del divoramento della bombetta by Michele, vai. A bombette, non si mangia così. No, io non lo manco iniziato. Si mangia così. Si mangia così. Così. E io guarda, tolgo questo, vado bene? Tipo sushi. No, non vado bene. Allora, dopo già, perché mi appoggio, allungo le mani, prendo, caccio tutto in bocca. Come è? È buona. Buona. Buona in apem. Buona. A bombetti e buona. Allora, a Roma diciamo, mortacci quanto è buona. Qui in Puglia come dite, quando una cosa è buonissima? Non spettacolo. Ah, ok. Come stai cuot? È uno spettacolo. Ma come stai cuot? Buono, è bene, benissimo, è perfetta. Assaggiamola ragazzi, Eccola qua. Io l'ho fatta freddare un po', ragazzi, perché è veramente bollente, non riuscivo nemmeno a tenerla in mano. Eccola qui, è lei. L'originale bombetta di Martina Franca, ragazzi. Cotta sulla brace, e la cosa bella è dove me la sto mangiando, a Piazza 20 Settembre, che è una delle piazze principali di questa meravigliosa cittadina. Quale vuoi dei due, va? Questa più piccola, questa che già piccola. Me ne sono mangiate una decina. No, io ho perso il conto di quante te ne sei mangiate, ok? Ho mangiato tantissime. Assaggiamo quella originale. Il problema di quella originale è che ne mangeresti 36 al minuto. Questa è quella invece. No. Questa è quella ruffiana. No, quella ruffiana, quella che fa. Quella che fa Martino. Sì. Quella che fa Martino. La macelleria da lui. Questa c'ha la mancetta affumicata. Guarda, qua è sugnosa, va. C'ha la fontina. Mamma mia. E la mortadella. Sì. Yeah. Cazzo, questa c'è. Questa è quella messicana. Questa mi piace tantissimo perché è piccante. Mangiamo un po'. Pure questa è sugnosa una cifra, tiè. Sì, guardate quello che rimane, quindi... guardate quello che rimane sulle dita, guardate. No, senti proprio il piccante. Senti come. Madonna mia. No, a me questa è la pazzia. Oddio mia, guarda. A me piace il piccante, quindi questa. Interessante. Diversa rivisitazione, ma questa vince. Grazie Martì. Grazie di esistere. Grazie alle bombette. Grazie Michele. Grazie, non ci ho capito un cazzo tutto il giorno di quello che hai detto, ma te voglio bene lo stesso. Ma io sono di parte però. Ah, posso, ti abbraccio lo stesso, continuo a non capire. Grazie, c'è un bel nome. Amici di Braciami Ancora. Ho vissuto una delle esperienze gastronomiche più fighe della mia vita. Grazie. Martino, grazie a tutta la comunità di Martina Franca che mi ha permesso di entrare in profondità su questo meraviglioso prodotto gastronomico dell'Italia. Viva l'Italia, viva la Puglia, viva il Sud. Ragazzi, il nostro tour in Puglia prosegue, questa era solo la prima tappa. Oddio, chissà quello che ci aspetta. Vi saluto, spero di avervi raccontato, ragazzi, il calore di questa terra, la meraviglia di questa terra. Un abbraccio e che la brace sia con voi. E io finisco il video.